Salve, oggi per la serie Edio pure registrerò l'esperienza di Giovanni Borghesi. È un amico di Facebook, non lo conosco personalmente, per cui gli chiederò di dov'è, quanti anni è che ha la conoscenza, quanto tempo, eccetera. Cose che ci diranno, che ci dirà lui in diretta e spero che possa venire fuori una testimonianza degna del maestro che l'ha rivelata. Bene, adesso lo chiamo al telefono. Ok, benissimo. Ascolta, Giovanni, tu di dove sei? Mortara, e mi risulta che tu conoscessi il posto di Mortara, da Sì. Vio Morandi. Ah, sei di Mortara! Ah, questo non l'avevo capito. Sì, certo, la Giuse la conosco, la conoscevo, anche se adesso non è più con noi. Infatti, vedevo proprio stamattina un suo video, un vecchio video che avevamo registrato a Comacchio, e mi ha fatto piacere risentirla. Per cui, guarda, è stata una bella sorpresa sapere che sei di Mortara. E dimmi, tu la conoscenza da quanto tempo è che ce l'hai? Allora, sono due cose da dire. Che pratico sono 13 anni, prima volta sono 13 anni. E invece come ricevuta nel 1987 avevo 18 anni, ne ho 55, quindi tanto è un po' di tempo fa. Sì. Qui comincia adesso, qui comincia adesso il bello. Dimmi, come hai Sì. conosciuto il boss? Il boss l'ho conosciuto perché questo ragazzo che frequentava mia cugina e che io abitavo nel suo appartamento, stava cominciando anche lui a, diciamo, a prepararsi per ricevere le tecniche. All'epoca c'era questo discorso di preparazione, un annetto, almeno così mi dicevano, no? Devi preparare, devi seguire un attimo, devi andare in sala. C'erano i due iniziatori, Luigi e Giulio. Ah, Giulio Monaco? Giulio, no? Giulio di Roma, quello che sta a Roma. Sì, Giulio, ma lui mi ha dato le tecniche. Ah, io, guarda, io Giulio lo considero uno degli iniziatori, istruttori più efficaci che abbia mai conosciuto. Guarda, io ti dico una cosa. Vabbè, sono passati tanti anni da quando ho ricevuto la conoscenza, sono 13 anni che la pratico, ma ancora oggi in certi momenti mi tornano in mente delle cose che ha detto che sento veramente che sono di un'efficacia incredibile, perché arrivano proprio al cuore. Prima le analizzavo, ho avuto anche i miei problemi in passato, quindi anche perché è stato un botto di anni senza praticare. E quindi questo perché, vabbè, poi se vuoi ne parliamo, adesso io ti dico in sintesi Certo. un po' questa cosa. Poi, niente, ho cominciato a frequentare questo ragazzo, ho cominciato ad andare in sala anch'io, si deve parlare Giulio, si deve parlare Luigi, e la cosa mi interessava, cioè sentivo che mi apparteneva quel tipo di rapporto che stavo avendo con lui. Ho chiesto che volevo le tecniche, a febbraio dell'87 ho ricevuto Che giorno? le tecniche. Il giorno domenica. No, il numero. Lo No, il giorno preciso. Allora, so che erano i primi di febbraio, perché io a gennaio sono andato in sala. Loro a gennaio hanno detto c'è qualcuno interessato, prima appuntamento, eccetera, eccetera, e poi abbiamo cominciato il primo di febbraio e ce l'ha sempre stata avanti un mese e una quarantina di giorni, perché andavamo due volte alla settimana per un po' di tempo. Poi Giulio, quando ha detto siete pronti, se volete, di dare le tecniche, lì. Comunque adesso è passato molto tempo, mi ricordo di più che il primo agosto di 13 anni fa ho cominciato a praticare. Il 1º agosto. Sì, il primo agosto adesso sono 13 anni. Ah, e lì il 1º agosto ti ha fatto click. No, veramente più che mi aveva fatto prima. No, Però ti però dico che diciamo ha fatto click quella cosa che ti ha mosso a praticarla con. assolutamente.
Assolutamente, nel cuore della notte, ti dico anche questo particolare, nel cuore della notte mi sono svegliato, ormai quella sottolinea per me in quel momento era diventata o bevo o voglio di sete. Cioè non era come per dire voglio morire, ma era che senso ha vivere così. Era una tristezza che avevo nel cuore, ma allucinante. Poi ero anche da solo perché mia moglie era giù con le bambine, e poi ti racconterò magari. Anche nel secondo tempo è un problema, quindi mi ritrovavo da solo e dicevo finalmente posso lasciarmi andare, non ci sono, avevo bisogno di stare da solo perché c'erano troppe attenzioni di disturbo per me che non mi aiutavano, quindi questa è stata una benedizione. E poi da lì è cominciato tutto il percorso lento, infatti io te lo dico proprio la sicurezza, io i primi giorni facevo anche molta fatica a stare lì un'oretta. Sì. Avevo anche, diciamo, fisicamente non stavo neanche molto bene. Eri un po' malato? Malato di alcol, mi ero buttato in una strada che non era la mia. Ho capito. Però, sì, capito. È stato un periodo veramente molto pesante per me. E quindi quando poi ho capito che così non poteva più andare e mi è ritornato questo desiderio di praticare, e allora io ho cominciato, per le prime 2 o 3 settimane ho fatto molta fatica, poi ho cominciato a fare più in sintonia con questa bella esperienza e ho cominciato a divertirmi. Dopo un po', perché all'inizio, te lo dico sinceramente, non era meglio, era meno peggio. Sì, ma infatti è anche comprensibile perché è una... Tu pensa, scusa se ti interrompo per dire questa cosa qui. Sì, io voglio che non interrompi, perché così mi aiuti. Certo. Cioè tu pensa che le persone quando sono in prigione, che vogliono punirle ulteriormente, le mettono in cella di isolamento. Perché è, diciamo, lo stato d'animo più terribile per l'essere umano, perché non riesce a stare in compagnia di se stesso. Per cui ci sta che all'inizio, quando tu cominciavi a praticare le tecniche, facevi un po' fatica, perché è un terreno che viene utilizzato proprio come punizione, perché sei, credi di essere solo con te stesso. Però andando avanti con la pratica, poi qualcosa si scioglie, poi adesso averne esperienze, praticare, sentire che il tempo scorre via più velocemente è una cosa che va da sé. Scusa, continua pure. No. Quindi, niente, ho cominciato a praticare, ho cominciato a stare meglio, nonostante io avessi delle persone sempre esterne, perché comunque, infatti, dopo non ammetto, c'è stata la separazione con mia moglie, eccetera, eccetera, ma questo poi è una parentesi tutta a sé. E quindi c'è stato un po' di problemi anche per il fatto della separazione, io poi ho 3 figli che adesso sono grandicelli, all'epoca erano piccoline, e quindi ti puoi immaginare che insomma quando due genitori si separano diventano due disgraziati. Io la botta l'ho sentita, nonostante tutto sia andata avanti, perché sapevo che quello era un periodo da superare, da vivere, nel senso della consapevolezza, perché se provo a guardare tutte le volte dei miei fallimenti, chiamiamoli così, non lavo immediatamente, stavolta la prima volta non mi frega. Nonostante tutto, nonostante il dolore, nonostante quello che mi sta capitando, vado avanti, perché anche Prem ci sta insegnando che la conoscenza va bene quando tutto va bene, e soprattutto poi quando le cose non vanno bene bisogna andare duro, perché sennò altrimenti non funziona. E allora mi sono venuti in mente tutti questi messaggi del maestro, mi sono appoggiato proprio anche ai ricordi che avevo delle cose che diceva quel periodo lì, poi piantemente è andato via. E niente, poi sono andato avanti con la pratica fino a oggi, ci sono stati dei momenti belli, qualche momento di sconforto ce l'ho avuto, che è molto duro, Francesco.
qualche momento. Fammi tu qualche domanda perché sì. Tra le altre cose, è la prima volta che faccio un'intervista e io mi lascio andare, vado. La mia curiosità è questa: tu la prima volta che hai sentito parlare di Fran Ravat, chi è che te ne ha parlato? Proprio come persona? Allora, questo ragazzo di Roma, che se vuoi ti posso dire anche il nome, tanto non mi picchia, si chiama Sandro Gentili. Sandro Gentili, non lo conosco, ma forse... Poi c'era un altro amico che si chiama Roberto Tesoro, sempre di Roma, erano due praticamente amici con quale io uscivo la sera, loro avevano 10-11 anni più di me, ma a me è sempre piaciuto praticare le persone più grandi, quindi io mi ritrovavo, sì, poi ero lì per lavorare, di sera andavamo a giocare a biliardo, insomma, com'era, come si dice... Il castello del divertimento, Roma, eh? Ah, certo, certo. Sì, avevo 17 anni e mi sono anche innamorato per la prima volta di una ragazza, perché prima avevo avuto una ragazza, ma innamorato così, è stato quello il mio primo amore, una ragazza di Roma che ancora oggi me la porto nel cuore, sta con me fino alla fine, è stata una bellissima esperienza. E mi hanno parlato loro del maestro di Maragi. E per quasi 7-8 mesi è stato praticamente un contatto con loro di questa esperienza. L'altro ragazzo, Roberto, aveva già la conoscenza da un paio d'anni, invece l'altro amico mio, Sandro, si stava preparando per ricevere. E quindi sono stato piacevolmente in loro compagnia. E poi, quando ho ricevuto le tecniche, sono ritornato qui in Sicilia, sì, da solo, ma questo non voglio dire per giustificarmi, e mi sono perso nella giungla, anche perché io venivo da una situazione molto religiosa, frequentavo anche una chiesa evangelica in quel periodo, ed ero inculcato, diciamo, in quel contesto lì, quindi quando ho ricevuto le tecniche in quel periodo non ho fatto la giusta relazione, ma sarà anche l'età, è un'esperienza, quello che vuoi. E mi sembrava di fare una cosa contro natura, perché mi veniva indotto che praticamente certe cose sono diaboliche, sono demoniache. Cioè io poi in quel periodo ero molto, cioè, preda di lavaggio del cervello, ma da parte di qualsiasi cosa avevo una visione tutta per me. All'epoca Dio era l'uomo con la barba lunga e il vestito bianco, ci credevo fortemente, quindi sì, io ci ho messo degli anni per liberarmi da queste catene, e non è stato perché ho letto dei libri, ma proprio attraverso l'esperienza della pratica, ascoltare il maestro, sentire questa storia, che poi è la mia, la tua, dentro questa esperienza, pian piano ho cominciato a liberarmi da alcune immagini, da alcune cose, però queste sono state quelle cose che mi hanno portato avanti per tanto tempo, inchiodato a certe visioni che avevo della vita, e mi rifiutavo perché mi sembrava di fare peccato, detto proprio sapere e sapere, mi sembrava di essere, capito, qualcosa che non andava bene. Sì. Tipo che stavi aderendo ad una setta, a qualche cosa che era antireligione, diciamo. Però sai cosa c'è, Francesco? C'è che la cosa fantastica di questa esperienza è che mi ripromettevo sempre che prima o poi ce la facevo, perché sentivo un dolore dentro che era allucinante, solo che non riuscivo a definirlo. Allora lo mischiavo col fatto che stavo facendo qualcosa di sbagliato, ma poi di notte io mi svegliavo con questa cosa che dicevo, eppure la conoscenza ha qualcosa che mi può aiutare. Non mi lanciavo, non avevo il coraggio di usare, era tutta una cosa molto mischiata dentro. Tutto mischiata? E quindi mi sono frenato. Scusa, non ho capito, hai detto era una cosa mischiata con? Mischiata dentro. Ah, mischiata dentro. Sì, c'era questo dualismo che da una parte sentivo e dall'altra parte non mi fidavo di questo
sentire, perché c'era troppa logica, c'erano troppe memorie di cose dette. Poi, senza entrare nel merito, io ho avuto anche un'infanzia molto particolare, che nel senso è fatta di violenza allucinante, ma qui magari probabilmente un'altra volta, se voglio, ne riparliamo, sì. Se no abbiamo troppo. Questa cosa qua mi ha condizionato anche a livello di autostima e tutto. Ho cominciato a liberarmi pian pianino, a vedere un po' l'orizzonte quando sono andato a Roma, a 17 anni, perché prima io vedevo una ragazza e scappavo. Eri timido? Sì, timidissimo. Io, guarda, io passavo 7-8 ore al giorno in casa, ho una fisarmonica lì che mi è rimasta di mio padre quando è morto, poi mi ho comprato un'altra, a suonare. Stavo tutto il giorno a suonare. Per me quella, in quel periodo, era la mia conoscenza. E non uscivo mai, stavo sempre in casa. Poche volte andavo a lavorare, sì, avevo qualche amico, ma non ero nell'ambito proprio che mi stavo divertendo. A 17 anni, quando sono andato a Roma, questi due amici, insomma, mi hanno trattato bene, detta proprio. Mi sentivo rincuorato, perché finalmente non c'era più questa cosa del giudizio. Hai fatto questo, hai fatto quello, anzi, il senso di colpa si stava dissolvendo. Sì, sì. Mi è dispiaciuto poi dover andare via, ricordando Sicilia, perché avrei voluto stare lì molto di più per assorbire ancora questa esperienza. E quando sono arrivato giù, invece, poi giù c'è molto. Vivere sanguigno, no? Si guarda molto anche quello pensa di te, l'altro pensa di te, devi fare così perché sennò altrimenti la società non ti accetta. Io, insomma, col carattere che avevo, la timidezza che avevo, le idee che mi ero fatto, mi sono trovato in un minestrone, un casino con la metà base. Poi adesso vado a 13 anni fa, poi finalmente, sarà che ero pronto dentro, sarà che questo catarro si era sciolto, non lo so, ma probabilmente qualcosa del genere, ho cominciato a andare nella direzione dove poi, guarda, ti voglio raccontare questa cosa qua, perché è una frase che ha detto Maragi, in un CD di quando si prendeva la conoscenza con le chiavi. Sì. Perché la mia compagna attuale, Monica, ha la conoscenza da circa 8 anni. Ah. Ok, quindi erano tipo 3 anni e mezzo, 4 anni che praticavo, no? E ti dico, stavo bene, ma c'avevo sempre, come hai detto tu l'altro giorno, sai i pensieri, no? Che arrivano, sì. E fanno la loro pubblicità, no? Loro hanno la loro natura. Certo. Sono cose così. Sempre guardino. Allora ascolto questo CD e sento un'intervista di un giornalista americano, Burt, non mi ricordo, quello col pizzetto, e gli fa una domanda a Brenno, gli dice: allora fammi capire una cosa, cioè più si pratica e più l'intensità sale, no? Sì. E Maragi gli ha risposto: le cose non stanno così, è l'importante che io ho trovato un posto dove potermi riposare. Bello. Francesco, credimi, guarda, in questo momento io l'avrò sentita 50.000 volte, in questo momento che te lo sto dicendo, ma è veramente una gioia. Da lì, ma mi è scattata una cosa che non è un pensiero, era proprio un'accettazione. Non è 5, 6 anni, 10, 20, 50. Sei in una festa, sei benvenuto, te la stai godendo, rilassati e guarda. Per me è stato quello. E da quella volta lì si è aperta non le finestre o la porta, i cardini sono proprio saltati. Ah, bello. Sì, da quella volta lì mi sono proprio liberato, questo senso di fiducia, di amore che ho nei confronti del maestro, per me, non dico più nulla. Bello anche tu, aiutami. Bella questa cosa che hai detto, perché effettivamente nella sua semplicità è veramente così. La pratica è un posto dove tu ti puoi riposare, puoi lasciarti andare, non preoccuparti di nulla, e c'è
questo spazio che ti tiene, dove tu non devi fare assolutamente nulla per sentirti appagato, e avviene perché sei in questo posto che non conoscevi, anche se te lo porti dentro, che sei tu in realtà, però lui l'ha semplificata proprio all'estremo, essendo comunque vera, perché io infatti, perché vado a meditare quando mi capita la mattina, il pomeriggio, la sera, eccetera? Perché per me è un posto nel quale io mi posso veramente trovare bene, io sto bene, non devo fare niente, proprio l'unica, è veramente, ci pensavo ieri, è l'unico posto, l'unica situazione, l'unica esperienza nel mondo nel quale io non devo fare assolutamente nulla per ottenere il massimo. Ed è una cosa che non smette mai di... E questa è una cosa magica, questa. Sì. Poi, io aggiungo anche, ma quanto mi sento fortunato, benedetto, ma anche fortunato, perché è qualcosa di... A volte sembra anche inaspettato, nel senso che a volte faccio un resoconto alla velocità quasi della luce, no? E dico... Va bene, magari mi relaziono quando avevo 4 anni, 6 anni, ma proprio una cosa rapida, perché poi non voglio stare lì a farle. E mi rendo conto, appunto, questa esperienza veramente ti porta, quello che hai detto tu adesso, ti porta proprio ad ancorarti a questo, cioè alla semplicità. Poi io amo veramente, adesso te lo dico così, questo magari lo taglierai anche, io amo praticare la mattina. Se mi capita, pratico anche il pomeriggio, io pratico la mattina, mi metto lì e non c'è l'ora, l'ora e mezza, io pratico quello che mi sento, possa essere anche due ore, perché devo sentirmi sazio. Quando mi sento sazio, io sono a posto e, come dice il maestro, hai salvato le 23 ore. Sì, è vero. Ma proprio, scusa, perché poi mi prende e divento, ti guardi, ti senti, ti accorgi che esisti e ti rendi conto di come sei tranquillo. Cioè, non ho capito, e ti rendi conto? Prima magari un pensiero poteva anche turbarti, adesso non stai neanche lì a pensarci, cioè appena arriva sai quello che devi fare, devi portare la tua attenzione da un'altra parte, questa è la mia esperienza. E me la sto vedendo, Francesco. Guarda, io questa cosa qui non la taglio perché sono parole sacrosante ed è anche la mia esperienza, perché anch'io la mattina, da 4 anni, da quando sto con Stefania, finalmente la prima cosa che faccio dopo che mi sono svegliato eccetera è mettermi lì e praticare, a parte che il tempo scorre via molto più velocemente, però proprio inizi la giornata, anche se il boss Maragi l'ha sempre detto, se volete un consiglio cominciate la giornata praticando, no? E quando lo fai, io generalmente prima lo facevo al pomeriggio, dopo mangiato, e per carità l'esperienza c'era sempre tutto quanto, ma la mattina è tutta un'altra roba, proprio sento che poi dopo la giornata è tutta in discesa. Tutta in discesa. Me quando mi capita che magari una mattina mi sveglio tardi, o magari un impegno, perché la mia pratica è intorno dalle 4 alle 6, cioè poi 10 minuti più, 10 minuti meno, a volte mi addormento, dico vabbè, pratico oggi pomeriggio. Sì, il massimo della sfiga che ti può capitare è che ti addormenti, quello è il massimo. A me questa cosa non mi piace tanto, perché è vero che poi sono comunque che sta bene. Ah, però scusa, ti voglio fare una domanda, dici che ti addormenti, ma ti addormenti nel senso che poi fisicamente... sei orizzontale o ti addormenti restando in posizione di meditazione? No, allora io pratico a letto, ma stando con la schiena sulla spalliera. No, allora io se mi corico mi addormento. Anche se sono perfettamente riposato, perché io sono un pigrone. Quindi io devo stare anche nel letto, che è un mio bel materasso comodo, eccetera, eccetera, con la schiena attaccata al muro, poi i miei vicini, infatti mia figlia quando entra in camera dice, papà, apriti una fabbrica,
Lei lo sa che io faccio meditazione. Io quando medito devo essere comodo. Certo. Non rilassato da addormentarmi, ma comodo. E devo avere quella posizione lì. Se sto coricato, mi addormento, ho quegli attimi di svenimento, diciamo, non è proprio un addormentato. Che non, sì, poi io sono comunque contento di aver praticato, però voglio dire, vado in cinema. No, però c'è una cosa che voglio capire, tu hai detto delle volte quando pratico mi succede di addormentarmi, giusto? Hai detto, ecco, questo addormentarti che tu dici che ti succede, ti accorgi che quando ti addormenti sei sdraiato o ti capita di addormentarti stando con la schiena appoggiata al muro come quando mediti? È tipo un dormiveglio, non è proprio ecco, però, ecco, per cui tu quando dici mi addormento, in realtà non è che ti addormenti perché ti stendi, rimani sempre nella posizione della meditazione, giusto? Sì, assolutamente. Ecco, sì, allora ti dico una cosa, quelle esperienze lì che anch'io la confondevo, come hai detto tu, con l'addormentarsi, in realtà qualche anno fa, in un discorso di Prerabhata, lui disse quello lì è il Samadhi. Il Samadhi è l'esperienza del dormire senza addormentarsi, però perdi la consapevolezza, è come se ti addormentassi, ma rimani dritto. Ok, la domanda che ti faccio io è una cosa buona o no? È buonissima, è buonissima. Ah. È il top. Bene. Tu entri in una situazione dove proprio non ragioni più, non hai nessun pensiero. Ecco perché io prima sentivo dovete essere riposati ma non vi dovete addormentare ai tempi. Adesso che questa cosa qua non è dormire ma è un dormiveglia, esatto. Quando comunque finisco di praticare sto bene e mi dico... come mai? Cioè, dovrei essere attento, lucido, eccetera. E invece no, quindi tu adesso mi stai dicendo questa cosa qua? Sì. Oh, grazie. Sì, prego. Addirittura questa è una cosa che la diceva addirittura quando Prerabhata l'ha detta, ha citato anche suo padre stesso lo diceva. Diceva il Samadhi è quell'esperienza dove tu hai l'esperienza del dormire senza addormentarti. Però in effetti quando finisce tu ti senti carico come se avessi dormito. Sì, ma veramente questo sì. Sì. Adesso che mi hai fatto venire in mente, sì. Mi sento veramente rilassato come se avessi fatto un riposo di quelli, non so come definirlo, comunque credo di aver capito quello che mi viene, perché sì. È quello che mi capita, no? Certo, però vedi, il non saperlo, ma anch'io prima di avere diciamo l'informazione dal boss, anch'io dicevo, Dio buono, ho meditato e mi sono addormentato, no? Come se avessi perso chissà che cosa. Invece in realtà quello che mi veniva detto è, guarda, entravi proprio nel profondo. La testa non è che devi ricordare e capire un cazzo, non c'entra più niente. Vai con l'essere in una situazione dove... Mi hai fatto venire voglia di andare a praticare ancora. Bene, bene. No, perché adesso mi hai dato questa conferma di questa cosa qua, ma vuol dire che ci sto più attento, nel senso che voglio aggiungere un altro pensiero quando vado a praticare. Però, voglio dire, ne prendo atto. Ma certo, certo, guarda, mi ha fatto piacere che ne hai parlato, perché a me era una cosa che... mi dava un po' fastidio, perché non è che la vedevo come una sconfitta, però la vedevo come una non performance, ecco, tipo non ho fatto la meditazione come dovevo fare, invece no. Anche perché lo stare bene era quello che poi ti diceva se avevi diciamo ottenuto qualcosa o meno, però era come se l'avessi, non dico rubato, ma non meritato, ecco, capito? E invece bravo, hai detto proprio bene. Sì. A volte mi sembra di rubare, ma non cioè di aver partecipato, ma sempre essere attento. Invece tu mi stai dicendo che questo rilassamento, questo dormiveglia, chiamiamolo così, sì. È questo nome che adesso mi viene in mente, anche perché Samadhi. Io questa parola Samadhi l'avevo già sentita, no? Ci sento ogni tanto qualcuno, quelli che hanno
le definizioni spirituali, eccetera. Samadhi l'avevo già sentito, come Nirvana, eccetera. Per cui questo Samadhi, io la parola l'avevo conosciuta, sapevo che aveva a che fare con le esperienze mistiche, eccetera. Ma che fosse una cosa così semplice, che poi io ne avevo esperienza, non lo sapevo. E il saperlo ha fatto una bella differenza. Poi, detto dal boss, non detto, che ne so, da qualcuno che lo ha detto perché gli ha detto un amico o l'ha letto in un libro. Cioè, detto dal boss, ha certificato di garanzia. Come ti dice il maestro, guarda, io mi è capitato di andare in sala. Conosci il Giancarlo Staffini, il cassista di Milano? Sì, Giancarlo Staffini, certo. Okay. Certo. Poi io, poco tempo, siamo molto amici. Con lui? Poi, un po' di tempo fa è venuto a mancare anche Francesco Piccolo. Sì. Che io ce l'avevo, guarda, se senti che sto andando avanti troppo, mi fermi e facciamo l'altro video, non è un problema. Io sono ben contento. Però Francesco, al secondo anno di pratica, io sono caduto in depressione. Sì, ma depressione anche che il dottore, macchie bianche, sudorazione, perché mi è successa una cosa con mia figlia. E ti dico già subito che io lì praticavo due volte al giorno, perché a me un'ora non mi passava più per salvarne 23. Vado proprio veloce. Se tu vuoi qualche dettaglio, me lo chiedi tu. E in più, da parte della gente che mi si stava intorno, c'era questa forma di depressione cronica, devi prendere psicofarmaci, devi fare di qua, devo fare di là. Io un giorno, questo te la dico proprio per quello, ho mandato al team una richiesta d'aiuto, mandando sì, perché io non volevo perdere questa battaglia, volevo vincerla, però sentivo che, insomma, mi friggeva le braccia, il petto, non riuscivo a mangiare perché il fegato non lavorava. Quindi una depressione veramente forte, è durata 4 mesi. Però... ho segnato su, sì. Allora ho mandato una richiesta al team, ho detto, per favore, fatemi una mano, sono un paio d'anni che sto praticando, così così. E mi ha risposto Francesco. E mi ha detto, guarda Giovanni, posso dirti questo, capita di attraversare un periodo così, di essere dentro un vortice di emozioni, tu stai solamente provando troppe emozioni una volta sola, proprio per quelle cose che ti sono successe, quindi stai tranquillo, rilassati e continua a praticare. Che non mi ha detto nient'altro. Fantastico. Non ha tirato fuori discorsi filosofici, ma destra e amata. Stai praticando, continua a praticare e abbi fiducia. Anzi, mi ha detto, stai attraversando una tempesta emozionale. È vero, dal quale sei uscito più forte alla fine, perché adesso tu lo sai che sei più stabile, sei più forte di prima. Lo so, infatti dopo quando sono uscito da una situazione che insomma è stata veramente molto pesante, sicuro. Mi sentivo un leone. Superare anche per l'autostima sopra i capelli, no? Sotto la suola delle scarpe. Queste sono le sensazioni che ero veramente grato, e lì ho riconosciuto veramente. Mi dispiace dirlo, di fare un elogio alla pratica, al maestro, nei momenti brutti, perché la pratica deve essere bella anche nei momenti belli. Però lì ho constatato veramente il potere di questa esperienza. Guarda, è successo a me. Certo, ma però Gura, tu te dici che ti dispiace riconoscere che ti ha fatto bene in un momento, diciamo, pesante, ma questo qui è, come dire, è un riconoscimento di valore, perché quando le cose vanno bene, no? E quando vanno male, che ti accorgi se l'aiuto di chi ti sta vicino è importante o meno. Per cui... Com'è? È così, come stai dicendo tu, questo che mi è successo. Sì, sì, ma anche a me è capitato, guarda, io ti dico questa cosa qui non perché voglio parlare di me, però per un problema affettivo di una storia che era finita nel 2010, io stavo malissimo, praticavo la conoscenza e mi ricordo che nel praticare la conoscenza sentivo gli artigli che avevo nel cuore per la sofferenza di questa storia che era finita, che uscivano, si allentavano, ero un po' liberato da quella morsa lì. Però in quel mese in cui ho praticato
proprio con quel bisogno veramente di stare bene, io mi ricordo che mi dissi: questo mese qui sarà importantissimo per il resto della mia vita. Ed è stato così. Da allora fino adesso, quella chiarezza, quella lucidità di praticare distraendomi meno di quello che succedeva prima, non ha più avuto retromarce, capito? Per cui quei momenti dove stai male sono molto importanti, ti fortificano, lì si cresce. Verissimo. Lì si cresce. Verissimo. Provato sul campo di battaglia, verissimo. Ma guarda, sai che è bella questa telefonata, non pensavo che tu avessi avuto un'esperienza così interessante, che poi ne faremo delle altre, faremo altre chiacchierate, perché il video sennò dopo diventa troppo lungo, anche se fosse, adesso poi sentirò la registrazione, sento com'è l'audio eccetera, se per caso non dovesse essere venuto bene l'audio la rifaremo in un altro modo, ma ha fatto piacere comunque che ci siamo parlati con la voce, perché è un modo di... Volevo farti complimenti perché io comunque ti seguo su Facebook, ma anche su YouTube ci sono delle cose tue. Sì. E sì, a parte che sei, vabbè, certo, sei bravissimo, yeah. Fai delle cose veramente belle. Appunto. Mi fermo lì perché sennò poi diventa troppa adulazione. Hai ragione. Però c'è un video che mi piacerebbe che tu me lo mandi, che io quando lo vedo, io sbrodolo. È un film come tu eri più giovanotto, no? Che hai fatto quella cosa lì dello strozzino. Il video che? Scusa? Hai fatto la scena che questo tipo ti doveva dei soldi. Ah? E tu gli hai... Prima ti sei fatto dare l'orologio. Ah! Lo strozzino! Lo strozzino! Sì, ma io guarda, sei di una bravura, io non ho più visto fare quella cosa lì, ho detto, questo qua lo vado a fare l'attore. Ah no, ma lì quello è un film che ho fatto, ho recitato una parte per un mio amico regista che ha fatto un film in pellicola e mi aveva chiesto se gli faceva la parte dello strozzino, perché aveva fatto il provino degli attori professionisti ma non gli piaceva nessuno. E glielo feci, sì, te la mando sicuramente. Sì, grazie, no, ma perché veramente? Sono rimasto colpito, ho detto, allora, se io all'epoca ho detto questo qua, ma ancora non ti conoscevo, cioè questo qua che fa l'artista, pittura, fa le sculture, fa tutto quello che gli piace fare, trova il tempo anche di essere così bravo, essere un attore sul campo di battaglia, vuol dire che è carismatico, cioè ce l'ha proprio dentro. Sì, sono quei doni di natura che ti ritrovi dentro, che man mano che vai avanti poi hai la possibilità di... Mi è piaciuto veramente tanto, tanto. Stavo vedendo la carriera, ho detto, magari lo trovo, magari ci sarà anche in fondo. Però adesso faccio una cosa, la prima volta che ci sentiamo, io lo chiedo, magari me lo invia. Sì, te lo invio sicuramente. Ti devo dire solo una cosa di quel video lì. Il film nel quale ho fatto quella parte si intitola Quel che c'è e durava un 16 minuti. C'erano degli altri attori dentro, c'era Antonio Cattania, poi altri che adesso non mi ricordo, che però li vedo spesso in televisione. Io ho fatto un piccolo montaggio dove ho preso la mia scena dove faccio lo strozzino, un paio di discorsi che fa Gianfranco Tondini, e ho chiesto a lui il permesso, ho detto sì, fai pure quello che vuoi, ma è una estrapolazione di un film un po' più ampio, capito? Quindi Quel che c'è. Sì, il film è quel è Quel che c'è, si intitola Quel che c'è, ma durava 15-16 minuti. Invece lo strozzino durerà 3-4 minuti, capito? Ho estrapolato qualche scena dove ci sono io e Gianfranco Tondini che ha fatto... Bravi veramente, mi è piaciuto veramente tanto, guarda. Bene, glielo dirò anche con Gianfranco Tondini, perché io gli dissi a Gianfranco, perché lui in quel testo lì, quando parla, che dice delle cose, eccetera, mi aveva colpito perché... Maraggi in un salsa poco prima aveva parlato della stessa cosa che lui parlò in quel video, capito? Loro gli dissero: ma come ti è venuto di parlare di questa cosa della realtà che sembrano uguali ma non sono proprio precise, eccetera? Allora mi sorprese, perché insomma, detto dal boss
ci si può anche aspettare delle cose profonde, ma dette dalla persona che, non praticando la conoscenza, ma essendo semplicemente un artista, che gli sono venuti fuori dal cuore, dall'essere, mi ha fatto particolarmente piacere. Infatti ho preso il suo parlato con il mio e abbiamo fatto lo strozzino. Ti manderò il video. Grazie, prego. Ascolta, allora io rimango a tua disposizione, perché a me comunque poi piace parlare. Sì. E tutto il resto. Quando tu vuoi, magari ti viene in mente qualcosa, gli dici voglio chiedere a Giovanni, magari sì, quella cosa lì l'abbiamo dimenticato di parlare, cioè tu sì, come è vivo, trovi, poi magari ci mettiamo una cosa. Sì, sicuramente vuoi. Guarda, rifaremo altri video, perché adesso io sto cercando delle persone che hanno la conoscenza, dove mi raccontano la loro storia, però non tutti i premi hanno piacere di raccontare, non so per quale motivo, però io rispetto la loro cosa. Dunque probabilmente con le persone come te che hanno voglia di parlare faremo anche altri video dove approfondiamo un po' di più quello che c'è. Una cosa che la dico, poi la interrompo, io sempre un senso di benevolenza anche nel senso per gli altri, no? Mm-hmm. Perché mi ricordo che io sono stato aiutato tantissimo. Mm-hmm. Quindi dentro di me dico, può capitare che questo video magari lo ascolti qualcuno che è alle prime armi, che sta cominciando, si va solo ad appoggiare, non sostituisce nessuna cosa, è una testimonianza che può essere d'aiuto magari a qualcuno che sta attraversando un'esperienza simile alla mia o alla tua, sì, o comunque infatti, che ha quella sensibilità di potersi appoggiare e di essere più rincuorato. Questa cosa qua a me onestamente mi fa piacere. Ah, guarda, io ho avuto la fortuna di, perché anch'io i video che ho fatto, no, perché li pubblico da diverso tempo, mi sono sempre detto, io li faccio principalmente per me, perché sono il primo che ascolta quello che viene fuori, diciamo, dal mio cuore. Poi, se può fare bene a qualcuno, ed è capitato che Mario Paolella, che è stato il primo video che ho fatto su Dio Pure, mi contattò su YouTube, in un commento mi disse, io e te abbiamo delle due esperienze in comune, siamo entrambi ex lottatori e pratichiamo la conoscenza. Allora da questa cosa ho detto, allora dopo lui, ascoltando i miei video, gli è venuto praticamente la voglia di fare qualche cosa che ha fatto sì che Maragi venisse a Roma a parlare al Parlamento europeo su questo slancio che lui ha sentito sentendomi parlare in un video. Poi mi sono detto, bellissimo, c'è un mio video ispirato da una persona a fare venire Maragi a parlare al Parlamento italiano. Dico, ma è bellissimo, capito? Cavolo! È bellissimo, per cui è vero. Le cose che noi diciamo, testimoniamo, fanno bene a noi, ma può fare bene anche qualcun altro senza che noi lo sappiamo. Va bene, dai, facciamo così, per oggi la finiamo qui. Poi adesso io vado al montaggio, sento com'è il sonoro e tutto quanto, ti faccio sapere, e poi dopo sicuramente qualcosa di udibile. Allora, penso che ci sia. Sempre piacevolmente. E poi ci risentiamo, mi ha fatto piacere conoscerti. Dai. Di persone. Anche a me. Ok. Ciao, buona giornata. Ciao. Ciao Giovanni. Ciao. Ciao. Ecco, questo è il video che io ho fatto con Giovanni Borghesi, che non avevo mai sentito. L'avevo un po', come dire, memorizzato su Facebook, che metteva dei commenti, ha condiviso qualche volta qualche mio video, ma non gli avevo mai parlato. Mi ha fatto piacere aver iniziato a fare la sua conoscenza. È una persona che, come me, si considera molto fortunata per aver avuto la fortuna di incontrare il boss. Va bene, buona serata a tutti. Yeah.